metteranno altri Pokémon. E non ha capito che noi così ci facciamo esperienza. Oh là, è arrivato il mio Mangotango. Che fame! No, aspettate perché sennò faccio cadere tutto. Siamo pronti ad assaggiare il Mangotango. Vedete, questo qua è quello che vi dicevo, che l'altra volta era diverso nell'all you can eat del sushi. Quindi no, Maki Wish. Questo qua invece è proprio il mango intorno. Goduria. No, ma questo rame non ha paura. Che carini. Non riesco ad aprirlo. Guardate che casino ho fatto. Questa roba è buonissima. Chi è quella donna laggiù? Siamo a Casorate, zona Altobelli. Stiamo aspettando che lì in alto sparano i fuochi d'artificio. C'è anche la luna quasi piena, bellissima. Yeah, sono iniziati. Abbiamo trovato un posto magnifico alla faccia di tutti gli altri. Belli seduti, sdraiati, pochi davanti. Finiti, belli, dai. Stato bello. Chissà quanti soldi. Yeah, applaudono, ciao. Ciao, fammi fare una foto Tumblr. Buongiorno. Questa è la colazione di oggi. Guardate che figata il fumo nella tazza. Wow! Buongiorno, non riesco a girarmi di qua. Cercherò di parlare solo con la gente girata di là. Allora, come state? Spero tutto bene. Io ho il collo incriccato. Uffa, sto malissimo. Stanotte ho fatto un movimento mentre dormivo col braccio che ho sentito un nervo incastrarsi in un altro nervo. E dentro di me dicevo, ok, perfetto, domani mi sveglierò tutta incriccata. Infatti è così. Tutta la mattina che cerco di massaggiarmi questa parte. Ma sto solo peggiorando le cose. Adesso riesco un attimo a muovermi così, ma ho proprio un nervo maledetto che mi fa malissimo. Ah, neanche deglutire mi fa male. Speriamo che durante la giornata mi passi. C'è Thor che si lecca la zampa e mi guarda tipo così. Vabbè, inquietante. Faccio la pappa che abbiamo molta molta fame. Andrea si sta preparando il salato. E poi dopo usciamo, dobbiamo andare a fare la spesa. Vero? Quindi buon appetito. Buon pomeriggio. Oh, c'è la videocamera super lercia. Ok, ancora super lercia, ma spero sia un po' meglio. C'è una luminosità pazzesca da quando ho aumentato la luminosità. Non fa una piega. Stiamo andando a fare la spesa, come vi abbiamo detto prima. Io ho cambiato occhiali, era da un po' che non cambiavo gli occhiali, ho messo questi qua. Adesso la luminosità è molto meglio. Mi è scesa una zampa, perfetto. Ho questi pantaloni qui e mi è scesa, siccome sul fondo sono con l'elastico, io li ho alzati un po' perché mi sentivo troppo aladino, però li ho messi tipo a metà caviglia, tra il polpaccio e la caviglia, a metà caviglia, e quindi sono scesi camminando, adesso sono un po' giù. Caldo, la macchina è un forno praticamente. Oh, non ve l'ho detto, mia nipote ha iniziato la scuola, non l'ho ancora vista, poi gli chiediamo come sta andando, la filmiamo mentre gli chiediamo come sta andando. E sono un po' di giorni da prima che andassi a Berlino che non vedo né mio fratello, né Angela, né Isa, cioè non vedo nessuno. Cosa dobbiamo fare dopo la spesa? Dobbiamo pagare la mia roba. L'anno scorso sono andata in ospedale, codice bianco, devo pagare il coso, come si chiama, il ticket si chiama. Perché praticamente l'anno scorso mi ricordo che avevo la gastrite. Sì, io sto male sempre. Non è vero, avevo la gastrite, però mi era venuto dal nervoso semilucera e cioè, stavo proprio malissimo, mi faceva male un sacco lo stomaco, mi bruciava tantissimo e quindi ero andata in ospedale. Io è raro che rompo i coglioni per andare in ospedale, ma ero andata in ospedale l'anno scorso. E ovviamente il codice bianco mi hanno detto che devo solo rilassarmi, dovevo prendere quella roba lì che il protettore, gastroprotettore, quella roba lì, gastromiopopofago. E quindi poi mi è passato, infatti devo stare tranquilla perché sennò mi torna un camion, muoviti! Siamo tornati già da un po' che abbiamo fatto la apple pie, infatti è in cottura, tra 20 minuti è pronta, ve la faccio vedere. Poi devo preparare il caramello da E mettere poi sopra. con la crusta andiamo proprio a creare l'emulsione Sto che parlando dicevamo io. prima. Andiamo poi dopo a mettere il caramello sopra la, Wow.
l'apple pie, poi ce la mangiamo. E cosa stai facendo? I video su come fare delle cose. Oh mio Dio, ma quello c'ha una maschera fatta essere... con una bottiglia? Sì! Perché? Domani devo farmi i capelli. Oddio, che ripresa. Domani cambia colore la serie. Domani devo farmi i capelli. E siccome li ho lavati ieri... Domani cambia colore la serie. Potrei anche lasciarli così. Però siccome ci ho dormito, ho fatto tipo i mossi, le onde. No, sono sì. strane. Io è una cosa che ho sempre fatto, tipo anche quando mia mamma mi doveva fare i capelli. lavarmi i capelli anche prima di farli. Mi dà fastidio farmi toccare i capelli se sono un po' sporchini. È una roba mia che mi dà proprio fastidio. Che però è meglio, perché se devi fare tipo tinte, cose varie, soffre di meno il capello e anche la tua cute. Andrò in un posto speciale, ma vedrete un video a parte su questo sicuramente. Quindi se volete sapere come, dove, quando, guardate quel video. Se non l'ho già caricato, aspettate. Io Grosseto, Sardegna. Ma la stagionatura, 8 mesi, 12 mesi? Ma spiega cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto l'apple pie. Ma la caramel apple pie. Infatti qua da parte c'è il caramello. La vera apple pie, l'americana. Già, adesso ci sono tutti questi buchini che si sono un po' formati, un po' li ho fatti io. Un racconto. Dai, bagniamo. Questa la rende tutta umida poi, capito? Adesso è perfetta per questa stagione che sta arrivando. Ok, e voilà, la caramel apple pie. Questa è la torta pronta. Questa è la caramel apple pie. Qua sopra c'è tutto il caramello che si è infilato dentro nelle vigliettine, nelle pertugie. Nei pertugi? Assaggiamo. Se è venuta bene vi faccio la ricetta. Solitamente le apple pie, le ricette, fanno la pasta frolla e sono un po' asciutte. Poi magari sopra ci mettono la palla di gelato e quelle robe lì. E invece in questa ricetta, che ho trovato proprio tutta americana, infatti abbiamo fatto tutto a cup, è semplicemente, come si dice, il tipo pan di Spagna, però... ha fatto la patina sopra di crosta, crosticina, e quindi c'è sia la parte croccante sopra, vero? Che la parte morbida dentro, perché poi le mele mantengono tutto umido. Lo vuoi dentro per mancare? Sì, perché... manca solo il quadro. Sono contenta. Oh mio Dio, ci sentono anche le noci. Era così morbida. Buona, vi faremo la ricetta. Buongiorno, non mi trovo a casa e questa giornata è iniziata pure presto. Sono sveglia dalle 5, sono le 8.40 e sono a Milano con la Lu. Si è anche sbloccato il telefono. Fate finta che c'è la Lu che vi saluta. Ciao. La mano della Lu famosa. Non è più famosa la tua mano, ti riconosceranno in giro. Per ma tu mano. Sei la Lu? Con la mano. Sì, sono io. Siamo qui davanti a L'Oreal perché dobbiamo fare, cioè devo fare i capelli. La Lu è venuta ad accompagnarmi. Come vi ho detto ieri sera, se vi va poi di guardare questo video lo potrete vedere a parte. Allora, io ieri mi sono fornita di questa applicazione che si chiama Matrix Color Lounge, scaricabile sia dall'App Store che comunque su Google Play, si chiama Play Store, vabbè, quello sì, per Android, io uso Apple, non so come si chiama quell'altro per Android, dove è un'app fichissima, perché ho visto dall'anteprima, ma non mi ha dato dei video dove poterla usare al meglio. Possiamo fare la trasformazione virtuale, quindi vi fate una foto, potete o caricarla o scattarla, ok. Dopo aver scattato una foto alla Lu con queste bellissime zollette di... Zollette. Non so neanche vedi le zollette. Usiamo foto. Selezionate i capelli anche qui. Ne facciamo tipo non permanente, quindi per tutte quelle ragazze che hanno paura di cambiare colore in modo radicale. Tipo intensità la mettiamo bassa, perché sennò ovviamente guardate che effetto fa. Ciao. Mi sta aiutando a fare i video, infatti c'è qua la videocamera. E siccome non voglio fare un video solito dove mi faccio i capelli semplicissimo, mi è venuta un'idea pazzesca, quindi la Lu mi sta aiutando e anche loro di L'Oreal mi stanno aiutando. Infatti abbiamo piazzato un divano con tutte le cose, ho fatto muovere miliardi di persone, però sta venendo, spero, una cosa molto bellissimo, carina. Bellissimo, ragazzi, avuto... è bravissimo. Testata, tipo, bravissimo. Dolcina, sono casata, poi c'è lei che mi aiuta veramente, perché se no da sola non ce l'avrei mai fatta. E ci sono un sacco di cose da mangiare, no? Ovviamente, cioè... non è che pensa ai tutto... capelli, io penso al cibo. Esatto. Allora, come dicevo, Glo, stiamo qui da L'Oreal
E adesso le stanno facendo i capelli. Un momento, lavaggio capelli? Abbiamo fatto le riprese, mi sentivo molto stupida. Della serie, quanto è difficile quando ti guardano altre persone. No, però è molto figo, non vedo l'ora di montare tutto questo coso. Adesso mi andrà a lavare, non mi dire i capelli, ha detto. Non so cosa dire. Riguardiamolo. Rivediamolo. Oggi Margot metterà le scarpe. È contenta però. Boh. Sappiate che Margot si fa fare di tutto. È un cane molto paziente. Se non l'avete capito, siamo a casa di lui e Roby. Ciao! Ma che c'è la zampina fasciata? Guarda, la zampina! Non piegava la zampa! Allora, Margot, che scarpe sono? Prada! Queste sono... Ha! Guai, guai! Ai, guai, guai! Ma ai, guai, guai! Ah, guai, guai, famosissima la Bruna! Sì, sì, sono proprio famose per i topi, come vedi. Ah, vedi? Ah, sì, la Bruna! No, proprio no, per te, Margot! Cos'è, un pesce? Mamma mia, quanto si puzzola! Sei una puzzola! E ora dietro? Ora mettiamole dietro, insomma. Ma sembrano degli Hug per... Guarda! Hanno la forma degli Hug! Pioggia! Sono gli Hug! Hug per cane! Il Yag Bug. E ora? Ok, facciamo questa cattiveria per questo povero cane. Amore. Andiamo, Margottina. Vieni qua. Vieni, ti devi abituare per questo inverno che fa freddo. Vieni. Amore, dai, vieni. No. Dai, andiamo. Vieni qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Puzza. Cosa si fa per un pistacchio? Amore. Ma perché sei una patata? Amore. Sì, sì. No. E dentro fa bene. Amore. La vita è molto più bella adesso, vero? Eh? Una Margot nuda. Prendiamo il culo. Culo, culo. E va a rifugiare, sì. E poi ritorna. Culo, culo. E va a rifugiare. Buongiorno, sto per far colazione. Ieri non vi ho ripreso niente perché ero con la Lu e Roby. Poi è arrivato anche Andrea, ci ha raggiunto. Abbiamo finalmente finito il video di Roby. Pubblicità occulta delle mie medicine. Sto per far colazione con la torta di mele che avevo fatto l'altra sera. E oggi non mi riprenderò in viso in quest'ultima giornata perché, siccome ieri ho ripreso il video dei capelli, voglio lasciarvi un po' di suspense. Quindi, siccome oggi non farò niente di che, praticamente sarò tutto il tempo al computer, finirò i progetti per Sephora, farò un sacco di cose inerenti a lavoro praticamente. E quindi, niente, non vi riprenderò solo una beata mazza. Io faccio colazione e vi saluto qui perché appunto non farò niente di che, niente di speciale. Quindi io vi mando un grosso bacione, spero che questo weekly vi sia piaciuto, ma settimana prossima mi rivedrete in viso, il tempo di far uscire l'altro video nuovo, perché voglio proprio farvi vedere il cambiamento. Non pensate chissà cosa, perché ancora ce ne vuole, ci saranno 3 cambiamenti che Gloria farà e questo è il primo che vedrete. Quindi niente, spero vi piacerà, guardate il video, fatemi sapere se vi piace l'idea che ho avuto, da come avete visto nel backstage ieri. E è una cosa che ho improvvisato tutto ieri, cioè proprio ho detto ok, devo cambiare i capelli, voglio fare questo video, e quindi ho iniziato a pensare a come farlo per renderlo un po' più particolare e diverso. E adesso faccio la pola, mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo, ciao!